Allora, disclaimer prima di iniziare con il video. Per questo video non ho scritto letteralmente nessuno script perché voglio essere quanto più trasparente e sincero possibile con voi, ok? Dirò tutto di pugno, sia come verrà. Non fateci caso se ogni tanto mi perderò nel discorso, ma voglio letteralmente raccontarvi una storia. Che è la storia praticamente di questi 9 mesi di assenza. Ragazzi, mettetevi comodi perché questa è veramente una storia pazzesca. Ok, sono in partita, sincronizziamo il video. Ok, ora mi sentirete in maniera diversa. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video sul canale Gabriele Biazzo. Ah, da quanto tempo non dicevo questa frase? Letteralmente da 9 mesi o 8, ok, circa. In questo tempo è successo veramente di tutto, ok? La mia vita è letteralmente cambiata, ho fatto uno switch anche a livello mentale. Completamente diverso. Oggi sono qui a raccontarvi come è accaduto tutto ciò. Non aspettatevi un qualcosa di palloso, eccetera, eccetera, perché posso garantirvi che sarà tutto meno che palloso, anche se sto dicendo tutto praticamente in maniera freestyle, ok? Voglio letteralmente raccontarvi ciò che è successo da un anno a questa parte, ok? Come dicevo prima, mettetevi comodi perché veramente ci sono delle cose pazzesche. Allora, tutto parte il novembre del 2020, quando decido di aprire appunto questo luogo, ok? Questo è il mio studio personale dove faccio appunto montaggio video, faccio videoclip musicali, ma anche video per aziende, quindi video pubblicitari, o video per quanto riguarda le case, quindi vendita di case, eccetera, eccetera, d'accordo? Sicuramente se mi seguite su Instagram avrete già visto tutta questa postazione. O perlomeno parte di questa postazione perché tutto il resto non lo posto, quindi ad esempio la zona dove ho tutta l'attrezzatura non la posto, non c'era un senso, oppure la zona dove ho il simulatore col VR non la posto perché me la mantengo appunto per me, ma comunque in generale se mi seguite su Instagram l'avrete già vista. Perché ho aperto questo studio? Come vi dicevo, io faccio il videomaker, d'accordo? Quindi a casa venivano persone per rivedere i propri video, ok? Questa situazione non era tollerabile anche perché dopo un po' il mio pubblico, non il mio pubblico, i miei clienti iniziavano a essere anche di età un po' più alta e c'era veramente bisogno di avere un posto dove andare a montare video in santa pace. Infatti qua c'è un silenzio assurdo, sì, ok che è l'una di notte, però insomma, c'è un silenzio assurdo in generale durante tutto il giorno, ma la cosa più importante è che questo studio mi permette di lavorare di notte, ok? Perché la giornata solitamente ce l'ho impegnata, ce l'avevo impegnata prima, ce l'ho impegnata ora, ma qui di notte posso letteralmente fare quello che voglio. Perché vi dico questo? Perché da questo lato non ci stanno più i vicini, non so che fine abbiano fatto. Da quest'altro lato c'è un garage, quindi voglio dire, a chi devo dare fastidio all'una di notte? Vero? Vero, ok, quindi non ha risposto nessuno. Ci siamo. Ora, la cosa divertente qual era? Che io di notte, quando editavo i video, giustamente davo fastidio ai miei genitori, perché vuoi la tastiera che fa rumore, vuoi il mouse che clicca, eccetera, eccetera, gli davo fastidio anche per le cuffie, eccetera, eccetera. Ho preso praticamente questo locale che è una casa e l'ho adibito appunto a studio. Questo perché per appunto farci tutti i lavori che avevo da fare, ma per chi è giovane come me capisce bene che avendo a disposizione un'altra casa, insomma, capite bene, no? Quindi parte così la mia avventura nel mondo dell'imprenditorialità, chiamiamola così, ma in realtà viene fermata dopo neanche un mese. Perché? Perché a dicembre veniamo messi in zona rossa. Zona rossa significa non potevi fare praticamente nulla. La provincia diventa zona rossa, quindi è successo un disastro. Ho detto va bene, dai, sfrutto questo tempo per iniziare a studiare qualcosa in più nei video, no? Ho studiato 3D, ho studiato le scene, ho studiato veramente tanto,
ma soprattutto ho studiato anche come usare al meglio i programmi, ho studiato alcuni plugin, ho studiato tanto. Questo mese in realtà si raddoppia e diventano 2 mesi, e questi 2 mesi in realtà diventano 3 mesi. Ora, come tutti sapete, che tu guadagni o meno, le bollette arrivano comunque, ok? Qui le bollette, appunto, dovevo pagarle io, e di conseguenza non avevo proprio la materia prima per pagarle queste bollette. Da lì ho capito che non potevo affidarmi solo al videomaking come lavoro principale, ma ho iniziato a fare anche altre cose online. Ho cercato lavoro online su Fiverr, quindi offrivo alle persone la mia esperienza da montatore video per montare i loro video. Ma ho avuto, diciamo, dei risultati realmente pessimi, perché si guadagnava forse 15 euro a settimana, forse anche di meno. E quindi da lì ho detto, iniziamo a vedere qualcosa di più concreto da fare. Poi da lì, appunto, ho avviato la mia attività online, ho iniziato ad espandere il mio business, possiamo chiamarlo così, perché è iniziato in realtà dalla città dove vivo io, ma adesso si è moltiplicato praticamente in tutta Italia. Per chi non sapesse, appunto, cosa faccio, farò un video dedicato a questo, in cui spiegherò attentamente tutto quello che sto facendo. Per chi lo sapesse già, sa già di cosa parlo. Dopo aver sviluppato, appunto, questa attività nei vari mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, arriva giugno, mese estivo. A parte che abbiamo anche avuto un viaggio aziendale, quindi un viaggio di team, ho avuto la mia prima gara sullo Zip SP. Ragazzi, sono stato a Varano de Melegari, che appunto è uno degli autodromi più belli secondo me in Italia. Ovviamente dico secondo me perché magari per altri può fare anche schifo. Ho detto schifo e affischiato, interessante. E lì ho avuto modo di assaporare quello che è realmente una gara di trofeo Malossi. Quindi ho avuto praticamente sotto le gambe uno scooter preparato dall'A alla Z, dal team Mannino, tutto ufficiale Malossi. Tra l'altro è stato lo scooter con la quale pilota Consoli vinse il trofeo della Sicilia. E ho quindi fatto un'esperienza veramente assurda, ragazzi, un qualcosa di bellissimo, che ho avuto la fortuna di riprovare a settembre. A settembre ho fatto la gara a Vallelunga, un autodromo letteralmente strepitoso, e quello secondo me è il secondo più autodromo, no, Vallelunga secondo me è il secondo autodromo più bello d'Italia, ok? Al primo c'è il Mugello, ragazzi, non me ne vogliate, ma io amo il Mugello. A Vallelunga è successo di tutto, ragazzi, 3 giorni di fuoco, potenza pura, ragazzi, un qualcosa di... Fantastico. Io vi dico solo che in 3 giorni non ho mai fatto tutta questa esperienza. Cosa voglio dire? In tutta la mia vita ho fatto esperienza sullo Zip, ma quello che ho fatto in questi 3 giorni mi ha cambiato completamente la mentalità sulla guida degli Zip, ok? C'è da dire che io non salivo sullo Zip da praticamente un anno, in realtà anche di più, ok? Però è stato molto possiamo dirlo educativo? Sì, educativo nel senso della pista, si può dire. Di questo, ragazzi, ovviamente ho il video, ho tutto, quindi vi porterò un video anche su questo. E essenzialmente è stato questo quello che è successo in questo periodo. Quello che posso dirvi, ragazzi, è che veramente con ciò che ho iniziato io online, veramente da zero, senza esperienza, perché io prima facevo video, non è che avevo chissà quale altra esperienza, ed è stato proprio grazie a questa attività online che io ho iniziato a fare cose che prima non potevo fare. Ah, ragazzi, tra l'altro ci sto pensando ora, non ho le chiavi qui, ma ho comprato anche un'auto, così, ok? A gennaio ho comprato la Toyota Ego 2021 e se vi va vi faccio un video anche di questa, perché no. Adesso, ragazzi, quello che voglio chiedervi è: cosa volete vedere nel prossimo video? Potete scegliere tra 4 cose, ok? La prima è come ho avviato la mia attività online e soprattutto cosa faccio, la gara degli Zip SP a Vallelunga, la mia nuova auto ed il tour dello studio. No, in realtà il tour dello studio non posso farvelo. Fatemi sapere nei commenti quello che vorreste vedere nel prossimo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!